Brad Copeland sull'ammiraglia della Ampra NGC, un 2009 buono credo a livello generale. 2009 buono, non ottimo, potevamo fare meglio, cerchiamo sempre di fare meglio. E cos'è che è mancato? È mancato un po' di risultati purtroppo nel 2009, risultati nelle classiche soprattutto, nelle grandi giri, a parte le vuelte mancava un po' di vittorie alle tappe, però abbiamo imparato molto da quest'anno, abbiamo imparato i nostri sbagli, gli sbagli vieni cambiato per l'anno 2010 e credo che sarà un anno molto positivo per noi. Ecco, nel 2010 molti innesti, tanti ragazzi giovani che voi avete già nel vostro organico da far crescere e maturare, ma anche qualche buon vecchietto. Ecco, presentaci un po' i volti nuovi, la nuova Lampre 2010. Ma è il nuovo Lampre 2010, un progetto molto positivo con i giovani, è sempre bello lavorare insieme ai giovani. Credo che sono i quattro migliori d'Italia, si può dire, allora tante aspettative dalla parte loro. Quanto riguarda i vecchi, se possiamo dire così, Petacchi penso che porta un bel po' di risultati che dà un po' di tranquillità alla squadra, mentre lavoriamo sempre intorno a Damiano come capitano per le classiche e le tappe, le grandi gire. Le tappe, quindi dei grandi giri, quindi abbandoniamo i sogni di classifica. Credo di sì, sai, visto quest'anno la Vuelta, le due tappe che hai vinto, la pubblicità che c'è stato per gli sponsor, c'è molto meno pressione, si lavora meglio puntando alle tappe e questa è la nostra decisione. Poi abbiamo Gavazzi anche che credo che può fare un bel risultato l'anno prossimo, è un anno anche abbastanza particolare per lui perché si è fatto vedere quest'anno che va forte, l'anno prossimo lui deve tirare fuori i risultati che conta. Ecco, Francesco Gavazzi è uno di quei giovani più talentuosi della nuova nidiata dei ciclisti italiani, corre con la maglia della Lampre, voi ci fate credo molto affidamento. Certamente, sì, Francesco sì, può dire giovani, però sai, da un po' di anni è corso con noi adesso, è ora delle svolte per lui e credo che anche sua confidenza è arrivato a quel punto dove merita di portare a casa una bella vittoria. In chiave mondiale si lavorerà per portare in nazionale un Alessandro Petacchi in grado di poter lottare con Mark Cavendish? Sì, penso di sì, sai, abbiamo fatto questo corso settimana scorsa alle UCI, eravamo in 26 direttori sportivi e è venuto fuori che il percorso è cambiato per il 2010 in Australia. Due ragazzi sono andati giù a vedere il percorso, non è così facile come dicono tutti quanti, ci sono tre salite, non so dirti quanti dislivello c'è ogni giro, comunque l'arrivo è un 900 metri di salita e c'è altri due salite nel percorso dove uno tocca appunto di 15%, allora sì, questa è l'idea di portare Petacchi lì, però vediamo come percorso. Come sarà il percorso?